Bene, ci stiamo dirigendo verso la posizione indicata. A questa profondità i megalodonti non dovrebbero prenderci. Comandante, ma non è pericoloso andare a Loquendo City? C'è quel tizio che distrugge Glacier City con un dito. Lo so che è pericoloso, ma dobbiamo rispettare gli ordini del nostro capo, e poi sta tranquillo, nelle fogne dovremo essere al sicuro. Forza ragazzi, muovete questo affare. Elias è venuta a salvarci. Ho le allucinazioni o Elias sta volando? Mi sa che quei calci mi fanno vedere cose strane. E questa chi cazzo è? La cugina di Midoriya Izuku. Prendete quella buona! Ma che cazzo è È la stessa domanda che mi faccio anch'io. Maledetta troia, morirai in nome di Ubicativar. Non nominare quell'assassino. Oh porca troia. Ma è vero ciò che stanno vedendo i miei occhi? Elias sta volando e squartando tutti. E siccome tu non stai dicendo un cazzo, mi sa che tu ci devi delle spiegazioni. Nerat, meglio parlarne dopo. Levati da lì. Ma mi spieghi cosa cazzo stai a... Sentite, so che vi devo milioni di spiegazioni, ma usciamo subito da qui prima che ne arrivino altri. L'importante è che non ci fai a pezzi. Se non fai il pervertito, non ti succederà un cazzo. Oramai finisce sempre nello stesso modo. Dai omino, almeno siamo sopravvissuti e abbiamo trovato un posto che seppur di merda, almeno è sicuro. Su questo sono d'accordo, ma io la cosa che non riesco ad accettare è che veniamo sempre battuti e finiamo sempre in questi posti di merda. Quando mi ero messo in testa di invadere Loquendo City, mi sarei aspettato di tutto, ma non le cose che ci sono accadute. Su via omino, vedrai che il nostro fornitore di fiducia arriverà presto a salvarci il culo. Ma porca troia, si può sapere perché questo fottuto sottomarino non funziona più? Comandante, siamo spiacenti, ma controllando meglio, sembra che questo sottomarino sia andato a puttane, poiché in realtà è un vecchio U-Boot tedesco risalente alla Seconda Guerra Mondiale ed è stato semplicemente riverniciato. Ma porca quella grandissima puttana di merda, ma perché devo sempre ritrovarmi in questa situazione del cazzo? Perfetto, siamo usciti e ci hanno perso di vista, e per fortuna nessuno si è fatto male. Aspetta un fottuto secondo, ora ci spieghi come cazzo hai fatto a fare tutto quello, non ci posso credere di non essermi mai accorto d'un cazzo. Elias, ma anche tu conosci Ubicatirar, ti ho sentito prima. Ti posso assicurare che non ci proverò mai con te, ti prego non ammazzarmi. Non ci sto capendo un cazzo. Sentite, vi darò tutte le spiegazioni che volete, però vi chiedo solo un favore, dirigiamoci in un luogo sicuro, che conosco io. Oramai questa città non è più un posto dove la vita viene svolta normalmente, gli scagnozzi di quello schifoso potrebbero trovarci. Elias ha ragione, torniamo subito a casa. Nerad, mi dispiace dirti questo, ma prima ero passata per casa vostra, ed è stata totalmente distrutta. Compresi tutti i vostri averi. Sono troppo stanco per incazzarmi, andiamo subito in questo posto sicuro. Siamo arrivati. Elias, scusa se mi permetto, ma sei parecchio benestante. Non preoccuparti, Nerad. Questa è una delle tante case di proprietà della mia famiglia. È praticamente un enorme centro termale con annesso un hotel. Aspetta, centro termale? Ho sentito bene. Sì, ma se farai ciò che pensi, sentirai anche un'ambulanza. Ambulanza? Ragazzi, scusate, mi è venuto in mente che devo fare una telefonata importante. Torno subito. Aspetta un secondo Elias, ma quando io e te eravamo fidanzati, non eri di certo povera, ma non avevi una villa come casa. Fra poco spiegherò tutto, e poi cosa me ne facevo della ricchezza se avevo un fidanzato come te? Che poi hai lasciato alla cazzo di cane. Fra poco verrai la verità anche su quello, e magari vorrai tornare con me. Come? Preferisco tornare da quel tizio. Pierpuzzi, un favore, non nominare quell'essere ignobile. Io lo odio. Vi aspetto in casa. Di la verità, sapevi già tutto. Emerald, posso spiegare? Che Elias avesse dei poteri sì, lo sapevo, ma non avevo idea che apparisse quel tizio che ha distrutto tutto. Io inizio ad andare in casa. Bene, qui siamo al sicuro. Questo centro termale si trova su una montagna in una città con 20 abitanti.
Praticamente ci vorrà moltissimo prima che gli scagnozzi di quel mostro ci trovino. E lei esce, scusa se accenno questo argomento, tu mi dissi che i tuoi genitori non c'erano più, non sarà mica che... Fra poco vi racconterò per filo e per segno tutta la verità, sono stanca di dire bugie o tralasciare dettagli, ma prima meglio aspettare il vostro amico, che è venuto ad aiutarvi. Aspetta un secondo, ero talmente incazzato per l'essere stato intrappolato di nuovo e anche per aver visto che Aleish possedeva dei poteri che non mi sono minimamente accorto di quel tizio, ma si può sapere chi è? Presentatore, come possiamo dire? Diciamo che lui è un fottuto albanese. Un fottuto albanese? Comandante, si sente bene? Metà del mio corpo è andato a puttane, sono quasi morto e tu mi chiedi se sto bene? Hai sempre fatto cagare nel dialogare con gli altri. Scusa, quella capacità me l'ha rubata Davide il recensore. Comunque tranquillo, ti rimetterai. Signor Kursan, dopo un'attenta analisi, abbiamo constatato che non sarà mai più in grado di camminare. Mi sono appena ricordato di avere un impegno urgente, ci sentiamo Kursan. Davide, ti giuro che appena uscirò da qui, ti romperò io le gambe. Scusatemi, dovevo parlare con un mio caro amico. Eccoti qua fottuto albanese schifoso. Ecco, mi ero sorpreso che per tutto il tragitto non ti eri accorto di me, posso spiegarti tutto. Non serve, so benissimo che sei qui per riportarmi in Albania, ma col cazzo che ci riuscirai, avrò anche perso il palo inculatore per colpa di quel bastardone, ma posso benissimo aprirti il culo, fatti sotto... Senti, punto 1, io sono un soldato, potrei buttarti a terra in un secondo. Punto 2, non voglio farti un cazzo e anzi, lei mi ha chiamato per aiutarvi, e punto 3, io sono Davide, ma il Davide che ti ha sbattuto nella prigione albanese era Davide l'ispettore bastardo, una delle mie tante personalità. E che cazzo significa questo? Ho sempre avuto problemi nel controllare le mie tante personalità, ma un giorno sono stato coinvolto in uno spiacevole incidente ed ora tutte le mie personalità si sono separate da me e si sono sparse nei vari universi. Copie, personalità, universi o quel che sono, resti sempre un albanese di merda. Senti presentatore, abbiamo problemi più seri da risolvere. Lascia perdere questa stronzata degli albanesi e ascoltiamo ciò che Leish deve dirci. Sì, ma fammi allontanare, preferisco stare vicino a lei anziché ad un fottuto albanese. E pensare che stavo anche provando a salvarti, ma porca puttana. Bene, adesso siamo pronti, vi spiegherò tutta la verità, non mi piace essere seria, a me piace sempre scherzare, ma ora no. Io possiedo un potere chiamato Electric Arc, che permette di convertire l'energia elettrica, che ho dentro di me, in forza, e mi permette di aumentare le mie capacità, come velocità, e affilatezza. Questi poteri mi sono stati dati in eredità dai miei genitori, mia madre possedeva il lato elettrico, mio padre quello della superforza. Unendo il tutto, è nato Electric Arc. L'origine di questi poteri, intorno alla fine del 600, da Loquendo City iniziò a circolare un virus, che colpiva solamente le donne con un rarissimo gruppo sanguigno, non c'erano effetti sulla donna, ma vi erano al bambino, che ne sarebbe nato, arrivato ad una certa età, gli sarebbe spuntato un segno, il quale indicherà che il potere si è attivato. Aspetta, quindi quel segno? Esatto, in realtà mi è spuntato a 6 anni, però l'ho sempre nascosto. Qualora due persone provviste di potere avessero dato alla luce un bambino, quest'ultimo avrebbe ereditato due poteri, infatti sia mia madre, che mio padre avevano anche il potere del volo. Il virus è morto anni dopo la prima guerra mondiale, sembra ci siano ancora altre 20 persone con questi poteri, e non tutti hanno usato questi poteri per scopi propriamente giusti, come Ejof, l'aiutante di Ubikatirar, è nato in Svizzera da genitori con poteri, il primo, ereditato dalla madre, è il teletrasporto, e il secondo è la super longevità, ereditata dal padre, infatti è nato nei primi del Novecento. Eppure dimostra 30 anni. Quindi anche Ubikatirar è nato da una madre con il virus? No, Ubikatirar non c'entra nulla con tutto quello che sto dicendo. Ubikatirar, è detto l'imperatore degli universi.
è un essere potentissimo, nato in un universo lontanissimo, la sua età si aggira intorno ai 364 miliardi di anni, infatti ha un'immortalità biologica, in passato, possedeva un potere infinito, era in grado di distruggere interi pianeti semplicemente guardandoli, era pressoché imbattibile, poteva respirare anche senza acqua, ha distrutto tantissimi universi solo per il gusto di farlo. Una volta però, incontrò un avversario incredibilmente potente e allora utilizzò la sua mossa più potente, il 1000000% della sua forza. Eliminò totalmente il suo avversario, compreso il suo passato, ma con sé, anche 200 milioni di universi vennero totalmente cancellati, Ubicatirar perse tantissima forza, e col passare dei secoli, gli avversari aumentarono e Ubicatirar divenne sempre più debole. Ma cosa vuole da noi quello lì? I genitori di Ejofor entrarono in contatto con Ubicatirar verso gli anni 90 dell'Ottocento e lavorarono ad un progetto nel quale coinvolsero anche loro figlio, sfruttando i loro poteri di teletrasporto. La madre di Ejofor morì verso la fine degli anni 30, e il padre, convinto sostenitore delle politiche di Hitler, si unì al Terzo Reich nazista e morì durante la guerra e si dice che sia stato proprio Ubicatirar in persona ad eliminare il padre di Ejofor, dato che l'alleanza con Hitler è stata vista come un tradimento. Ejofor continuò il progetto fino al 1960, e poi entrò in contatto con Ubicatirar, il quale in quel periodo, aveva altri tre alleati. Questo progetto che cos'era? Il motivo per cui Ubicatirar è tornato qui, nel 1968, Ubicatirar e il suo esercito attaccarono Loquendo City, per invadere la Terra, in modo tale da poter amministrare al meglio tale progetto, ma i miei genitori, seppur non avevano la benché minima possibilità di batterlo, erano in possesso d'un'arma, il cristallo nero, il quale bloccava i suoi poteri, così riuscirono a sconfiggerlo. Il cristallo fu distrutto in seguito. Ubicatirar nel corso degli anni 70 escogitò vari piani, ma in seguito ad altri combattimenti con avversari fortissimi, il suo potere scendeva sempre di più. L'ultimo attacco fu nel 1976, il giorno in cui i miei genitori si sposarono. Ubicatirar decise di lasciare volontariamente la Terra, anche perché si era affezionato a mamma e papà. Eliash, ma non ci hai detto che cos'è questo progetto che la famiglia di Ejofor stava lavorando? È un macchinario enorme, che si trova al centro della Terra, ha assorbito un'energia della Terra la quale non è necessaria a quest'ultima per sopravvivere, però tale energia, è l'energia di riavvolgimento del tempo. Cosa? Riavvolgimento del tempo? Se Ubicatirar ne entrasse in possesso, riavrebbe la stessa potenza, che aveva circa 300 miliardi di anni fa, e per averla, la Terra dovrà anche esplodere. Oh porca puttana no! Ma che cazzo dici? La Terra esploderà? Devo subito perdere la virginità. La Terra esploderà, ma che cazzo siamo finiti in Dragon Ball? Purtroppo sì, Ubicatirar provò a combattere col solo utilizzo della sua attuale forza, ma il continuo decrescere del suo potere, e l'abbandono di quattro alleati per motivi sconosciuti, e le rivolte sui pianeti da egli conquistati, provocarono in lui un'ira tale che tornò a Loquendo City nel 2005, precisamente a maggio. Oh cazzo, quando dovevamo fare l'esame, e dopo avremmo dovuto anche, vai avanti che è meglio. Mia madre, Eleia. E mio padre, Shedor. Si ritrovarono da anziani, di fronte ad un loro vecchio nemico, ancora una volta. La battaglia fu molto sanguinosa, e i miei genitori riuscirono a batterlo, in una battaglia, che si spinse dalla Terra allo spazio. Ma quando sembrava fatta, Ubicatirar sferrò il 100% della sua potenza unicamente sui miei genitori e la loro morte fu inevitabile. Cosa? Eleia e Shedor sono morti, ma grandissimo figlio di puttana, io ci andavo troppo d'accordo con tuo padre, e tua madre preparava dei biscotti che erano la fine del mondo. Dopo anni, Ubicatirar è tornato poiché ha riacquisito parte della sua forza. Pochi giorni dopo lo scontro, ero in Italia, arrivò il padre di mia madre, e mi disse che dovevo partire con lui per Loquendo City e per i funerali dei miei genitori, e sia per allenare i miei poteri, dato che non volevano che intraprendessi la loro strada. Quel giorno, Pierpuzzi, mentre fingevo di lasciarti, ti sparai una piccola scossa, così che io mi sono potuta allontanare. Quindi non mi hai lasciato senza motivo? Ovvio che no, io ti amo Pierpuzzi, sei la mia unica ragione di vita, volevo ricominciare la mia vita. Eliash. Ci dispiace molto per i tuoi genitori, avranno la loro vendetta. Beh, evito di parlare, poiché potrei sparare stronzate, mi dispiace molto. Chiunque muoia per difendere la propria nazione, merita tutto il mio rispetto e anche oltre.
Ora capisci perché ti ho lasciato, non potevo rivelare tutti questi dettagli, poiché era un desiderio dei miei genitori, che nessuno sapesse di me. Io odio questi poteri, vorrei essere una ragazza come tutte, lo capisci? Io. Comunque ho sofferto per 13 anni, 13 anni rovinati non li dimentico. Pierpuzzi, ma capisci, non ti sto chiedendo di tornare insieme, ma almeno, perdonami. Senti, abbiamo un tizio che sta per distruggere la Terra e che poi distruggerà anche altri pianeti, devi fermarlo. Come se fosse facile, io non avrei la minima speranza contro di lui, solo i miei genitori, che erano incredibilmente potenti, che hanno sviluppato i loro poteri sin dalla tenera età potevano qualcosa, io ho iniziato ad allenarmi solo intorno ai 18 anni. L'unico modo per batterlo sarebbe distruggergli la sua boccia di vetro, senza acqua tutto il suo potere verrà diminuito drasticamente, il problema è che il suo vetro e tutti i suoi vestiti sono costruiti col suo stesso DNA, è pressoché indistruttibile, manco una bomba atomica potrebbe distruggerlo. Posso confermare? Allora non possiamo fare niente, l'umanità è destinata ad essere cancellata. C'è un modo, varie fabbriche e negozi, che sembrano all'apparenza normali, nascondono delle basi segrete, come quella dove avevano catturato Pierpuzzi. In quelle basi vi sono dei supercomputer, i quali sono collegati fino al macchinario al centro della Terra. Una volta distrutti tutti, Ubicatirar non potrà fare più nulla. Se provasse a far esplodere il macchinario da vicino, finirebbe cancellato anche lui, e anche se distruggesse il macchinario a distanza, non potrebbe assorbire abbastanza energia per ritornare ai suoi tempi d'oro. I tubi che collegano il macchinario hanno una specie di filtro che permettono all'energia di funzionare correttamente. Dobbiamo trovare queste basi e distruggere i supercomputer e manderemo a puttane il piano di Ubicatirar. Si può fare. Bene, ho ancora un po' di tempo per perdere la mia verginità. Io vado a cercare le basi. Ah ragazzi, ora che ci penso, qualcosa è sopravvissuto in casa vostra, ossia questo strumento. Oddio, ma quella è la macchina del tempo che usammo all'inizio di tutto. Aspetta Nerad, dovremo recuperare quella valigia che perdemmo nella Germania Est, lì dentro ci sono moltissime armi e strumenti molto utili. No aspetta, quella macchina permette di tornare indietro nel tempo, minchia, ho un'idea, conosco un posto nel passato, dove forse possiamo trovare un'arma che ci sarà molto utile. Senti Nerad, io devo consolare Leyesh, Davide sta cercando la base, il presentatore deve andare anche lui nel passato per trovare quest'arma, e Fadok nella Germania Est finirebbe nei gulag. Sì, sicuramente, ora se non vi dispiace, devo fare cose. Ho capito, tocca sempre a me buttare la spazzatura, lascia un biglietto della località della base per me e il presentatore. E Leyesh, mi dispiace molto per i tuoi genitori, e tranquilla, vedrai che Pierpuzzi ti perdonerà. Grazie mille Kiria. Tu sì che sei una vera amica. Anche per me lo sei, però potrei chiederti un favore? Ossia, potresti non toccarmi le poppe? Chiedilo alla mia bisessualità, XD. Compagni lavoratori della nostra grande Germania, il partito vi augura un felicissimo 1° maggio, onore ai lavoratori della nostra grande patria socialista, gloria il grande Lenin. Questo sarebbe l'ultimo posto dove vorrei essere, maledetta Kiria, me la pagherai. Oddio non ci credo. Compagno Nerad, quanto tempo. Oddio, Buri, sono così felice di rivederti, per fortuna non ho beccato il padre del presentatore. Cosa? Niente. Sono davvero felice di rivederti compagno del 2019, e fra l'altro proprio un mesetto fa, è apparsa una tizia che ha fermato un ladro che stava rubando ad una gioielleria. Un mese fa? È passato un po' di tempo dall'ultima volta, oggi è il 1° maggio, festa dei lavoratori, una festa importantissima negli stati socialisti del mondo. Buri, scusami, io non ho molto tempo, nel mio tempo stanno accadendo alcuni problemi da risolvere, e mi servirebbe quella valigetta che ho scordato 5 mesi fa. Ero già andato a prenderla. Grazie mille Buri, nel futuro verrò lì in Uzbekistan ad incontrarti. Spero che l'Unione Sovietica possa darti una bellissima accoglienza anche nel 2019. Beh, Buri, in realtà... niente, ci rivediamo fra 49 anni. Buri, si può sapere con chi stavi parlando? Niente August, stavo cantando una canzone uzbeka, una domanda, se avrai un figlio, come lo chiamerai? Beh, mi piacerebbe chiamarlo come mio padre, però mi piacerebbe anche il nome di mio fratello scomparso durante la guerra, che non ho mai conosciuto, si chiamava Pierpuzzi.
Mannaggia al buco del culo, sono finito in questo posto di merda e ci sono anche degli zombie che mi vogliono aprire le chiappe, però io dico fanculo, e dicendo ciò vi massacro coglionazzi. Faccia di merda del cazzo, fanculo cazzone di merda. Fottetevi stronzi, questo fucile non fa un cazzo, quindi fottetevi brutti figli di puttana e morite con questa. Oh cazzo, ci sta facendo il culo. Dovete morire zombie di merda, dopo gli albanesi, fado che quel figlio della merda che ha ucciso Shedor e Leia, siete i miei peggiori nemici. Prendete quel pezzo di merda. Fra l'altro ora che ci penso, io ho uno zio che non ho mai conosciuto essendo che morì durante la seconda guerra mondiale, e quell'uomo aveva il mio stesso nome, di conseguenza, anche se il mio nome fa schifo al cazzo, morirete in nome di Pierpuzzi. Madonna, spero non sia Fadok. Tesoro, mi senti? Sì, ma non chiamarmi tesoro, che succede lì? Siamo entrati in una base sotto un negozio che vendeva pillole anticoncezionale, già che c'ero ne ho prese alcune. Puoi anche buttarle nel cesso, non ti ho ancora perdonato. Ma hai capito almeno una parola di quello che ho detto prima? Senti, sarei leggermente impegnato qui, ci sentiamo dopo. Tanto stasera quelle pillole torneranno molto utili, ciao pasticcino mio. Oh cazzo! Pasticcino sta gran minchia, ascoltando le tue stronzate, per poco non morivo come un coglionazzo merdoso, porca puttana. Bene, ho fatto il culo a quegli stronzi, adesso non mi resta che trovare quella fantastica arma, sarà un grande successore del palo inculatore XD. Dai che ci metto poco. Oramai ho capito una cosa. Questa cassa è come la madre di Fadok. Cassa stronzona merdona del cazzo troiona. Oddio. È lei? È fottutamente lei? Sì, fanculo, la fottutissima Wunderwaffe. Eccola, il successore del palo inculatore. Maledetta fazia di merda! È una cazzo di bestia, con questa mi divertirò molto con Fadok XD e XD. Bene, adesso, la macchina del tempo dovrebbe riportarmi nel futuro, essendo che io e Nerab abbiamo messo il teletrasporto a tempo. Ma porca troia Kiria, stavolta non ho detto un cazzo. Ti ho sentito, vuoi spiarci nude quando faremo il bagno nelle acque termali? Che ne dite di fare qualcosa anziché pensare al vostro fottuto bagno? Ha ragione Davide, ora pensiamo ad un altro bagno, ossia quello di sangue. Cavoli, certo che voi siete piuttosto violente per essere ragazze. Beh, diciamo che sappiamo difenderci. Difeso un cazzo, tu sei solo una stronza schifosa. Come mi hai chiamata? Oddio, oh Davide, ti prego salvami. Mi dispiace, ma un vero albanese non si intromette quando un uomo fa una cazzata con una donna. Oh porca puttana! Cavoli Kiria, i miei complimenti, hai addirittura distrutto il supercomputer. Quel maiale non deve osare chiamare stronza una dea della bellezza come me. Poco vanitosa mi dicono. Ora torniamo a casa. Sei finito nella Germania del 1945 in un luogo pieno di zombie inculatori e hai trovato quest'arma. Esatto, è la fottutissima Wunderwaffe, sicuramente con questa potrò fare il culo a quel bastardo acquatico, a differenza di Elias, i suoi genitori sì che erano persone serie. Presentatore. Sei una persona orribile. Che cazzo vorresti dire? Senti. Io sono un menefreghista di merda, ma tu cos'hai al posto del cuore? Sai che significa la perdita di entrambi i genitori, e Elias non ti ha lasciato perché ha trovato un altro, ma perché lei è stata costretta a seguire una vita che non voleva, lei odia i suoi cazzo di poteri, perché per colpa loro ti hanno separato da te. E lei continua ad aiutarti, è venuta a salvarti il culo, prima contro laser, e poi contro gli scagnozzi di merdica tirar. Fatti un esame di coscienza. Bene ragazzi, il primo supercomputer è andato distrutto, adesso che ne dite di farci un bel bagno? Non vedevo l'ora. D'accordo. Io no, preferirei tornare nella Germania Est. Ragazzi scusate, ma adesso io devo andare nel mio rifugio per passare la notte, ci rivediamo domani. Ciao ciao albanese di merda. Ti ho sentito cazzone.
eccola qui, rilassatevi che in questi giorni avremo molto da fare. Cavoli, molto bella. No aspetta, ma c'è un divisorio, non è un bagno misto. Grazie al cazzo, preferirei finire in Vietnam durante la guerra, piuttosto che fare il bagno con un pervertito di merda come te. Anche se... ti prego, stavolta non rifarlo, cercherò di contenermi. Cavoli, se è bella. Bella un cazzo, se non ci sono ragazze nude è una merda. Non capisco come fai a non farti il bagno qua. L'ho detto varie volte, ovvio che le persone mi vedano anche leggermente scoperto. Comunque Nerad, ho riflettuto su ciò che mi hai detto prima. Che meraviglia, mi sento un'altra persona. Perché non vieni più vicino a me? Non ci casco due volte. Tranquilla, stavolta non ho voglia, e anzi... ti chiedo scusa per quella sera, credimi, non sono riuscita a resistere. Ammetto di essere un po' meschina, di prendere un po' tutto per gioco, e sì, sono anche un po' stronza. E lei esce. Ma tu ti vuoi vendicare di Ubica Tirar? Ovvio. Ma preferisco semplicemente fermare il suo piano, ammetto di essere forte, ma non posso scavalcare mura così alte. Uno scontro con lui sarebbe un suicidio, credimi, tu mi hai sempre pensata come una ragazza invincibile, ma lo è stato solo perché abbiamo affrontato avversari deboli, come quegli smidollati degli ergastolatori, e gli scagnozzi di Ubica Tirar, non sono chissà quanto forti. Perciò, meglio lasciar perdere. Sai essere davvero ragionevole, anche se so che dentro di te c'è tanta rabbia. Sentite, io non ce la faccio più, lì dietro quel fottuto muro ci sono due bellissime ragazze completamente nude, con le tette al vento, il culo, e anche la passera, non resistono. Cavoli, sai lanciare anche queste? Che cazzo significa? Mi dispiace, ma sono rimaste solo tre camere da letto in questo hotel, e noi siamo cinque. E lei esce, senti. Ho capito i miei errori. E voglio essere sintetico con te, io ti amo ancora. Ti ho sempre amata, ecco perché provai a difenderti da quella faccia di merda, ed ecco perché sono stato incazzato con te per 13 fottuti anni, è perché ti amo troppo. Quindi ora sono io a chiedertelo. Vuoi tornare ad essere la mia fidanzata? Anche tua moglie. Kiria. Andiamo a letto, che abbiamo ancora una promessa da mantenere. Ah certo, buonanotte ragazzi. Buonanotte anche a voi. Cavoli, mi sento un po' responsabile, ma non potevo accettare il comportamento del presentatore. Kiria, senti. Tranquillo Nerad, non fa niente. Sono felice per lei. Dai, andiamo a dormire. Hai ragione. Aspetta, Fadox tornerà, dopo ti romperà le palle, perché non saprà dove dormire. Tranquilla, andrò a dormire sul divano. Ma sei matto? Quel divano è del 1890, rischi minimo una scoliosi. E dove cazzo dovrei andare a dormire, me lo dici? Beh, potresti dormire con me. Ma che cazzo? Preferisco la decapitazione. No Nerad, aspetta. Per favore, ho bisogno di qualcuno che mi stia vicino in questo momento, non farò nulla di strano, però per favore, da quando siamo qui a Loquendo City, ti sei fatto un culo così per tutti noi, non puoi dormire su uno schifoso divano. Non ci credo, hai ammesso tutto lo sforzo che ho fatto per voi. E va bene, fammi mettere il pigiama. Ma io non ci posso credere che siamo finiti a tanto. Tranquillo Nerad, tanto dobbiamo solo chiudere gli occhi e dormire, fa quanto più spazio tuoi. Ti si è alzato qualcosa? L'esame direi che è passato un po' di tempo da quando l'abbiamo fatto, quindi... Aspetta, io sono ancora vergine, e quindi non so. Puoi stare tranquillo, anch'io lo sono ancora. La mia prima volta, l'ho conservata per te, manteniamo la promessa. Chiudere gli occhi e dormire io sono nervosissimo. Anch'io lo sono. Beh, anche se sei una fastidiosa pervertita, combina guai e vanitosa, sei pur sempre una ragazza. Guarda che ti ho sentito idiota. Però ti è passato il nervosismo. Oddio è vero. Sai Nerad, io ti volevo ringraziare. Ho sempre fatto cazzate durante la mia vita, e tu mi hai sempre aiutata, ogni volta che avevo un problema, tu non esitavi mai ad aiutarmi, eppure tutto ciò che ho fatto, è stato solo essere l'unica che ti pensava all'asilo. Ti voglio bene Nerad, sei il mio miglior amico. Avrò anche perso l'uomo che amo, però è certo, che nessuno mi porterà via il mio miglior amico. Kiria. Io e te, abbiamo sempre avuto un rapporto strano, non sono bravo a percepire le emozioni, quindi mi limiterò a dire una frase solamente. Sei la mia migliore amica. Oddio non ci credo, hai sorriso. No. Invece sì,
sono l'unica che ti ha fatto sorridere. Vuoi sentire un'ultima parola? Dilla pure. Ah. Buonanotte. E Giofon? Mi dica, maestro. Sembra che i miei uomini abbiano riscontrato alcuni problemi, tant'è che un supercomputer è andato distrutto. Sappiamo chi è il responsabile. Senza ombra di dubbio, lei. Eleiesh, figlia di Eleia Eshedor. Maledetta, so bene che vuoi incontrarmi, ma sappi che quando avverrà, ti pentirai molto avaramente. E Giofon, rafforza la sicurezza. Subito, maestro. Sì, di più, godo troppo, piano. Vabbè, sono io che penso male. Ho sbagliato porta, vi chiedo scusa, potete continuare pure, potete anche procreare, l'importante è che mi risparmi...